Buongiorno, sono Simona Ronchi della Rocca, professore emerita di informatica teorica presso l'Università di Torino e membro dell'Accademia delle Scienze. E vi parlerò in questa breve conversazione dei limiti del calcolatore con l'aiuto di qualche lucido. Se avete un po' di pazienza, vado a prendere i lucidi. Eccoci qua. Per quanto l'uso del calcolatore diventi sempre più pervasivo nella società attuale, in particolare poi in questo periodo di pandemia in cui siamo sempre tutti davanti a uno schermo, persistono grandi pregiudizi su questo strumento, sia positivi che negativi. Ne ho messi qui alcuni. Pregiudizi positivi, beh, il primo e più grave è l'idea che il calcolatore sia onnipotente, cioè possa risolvere ogni problema. Vedremo poi che parliamo di problemi di tipo algoritmico che verranno definiti dopo. Ho l'idea che qualunque cosa il calcolatore fornisca sia esatta e oggettiva, e questo è un altro pregiudizio pericoloso. I pregiudizi negativi forse li conosciamo di più perché li possiamo leggere quasi tutti i giorni sui giornali. Attribuire a un'entità astratta, algoritmo, decisioni che possono anche essere gravi e possono impattare sulla nostra vita quotidiana, che nella realtà sono responsabilità degli esseri umani che hanno disegnato e scritto l'algoritmo stesso. Sarebbe troppo lungo discutere di tutti questi pregiudizi, dedicherò quindi questa discussione a parlare del primo e a cercare di sfatare il pregiudizio sull'onnipotenza del calcolatore. Cercherò di fare una cosa meno formale possibile, però bisogna definire con esattezza i tre concetti di base su cui lavoreremo: il problema, l'algoritmo e il programma. Allora, un problema è essenzialmente una domanda da cui ci aspettiamo una risposta. Noi ci restringiamo al problema algoritmico, cioè un problema la cui risposta, se esiste, coincide con un algoritmo, per escludere tutti quei problemi informali o quei problemi esistenziali, tipo chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, problemi religiosi, Dio esiste, filosofici. Questi ovviamente non li prendiamo in considerazione. I problemi algoritmici sono problemi ben posti, la cui risposta nasce dal fatto di essere capaci a scrivere un algoritmo che costruisce la risposta. Che cos'è un algoritmo? L'algoritmo è una sequenza di regole deterministiche, una ricetta di cucina, è un algoritmo, una procedura aritmetica per sommare due numeri, è un algoritmo e così via. E un programma non è niente di diverso da un algoritmo, soltanto è diverso il linguaggio in cui viene scritto. È un algoritmo scritto in un linguaggio che un calcolatore può capire, cioè in un linguaggio di programmazione. Definire un problema algoritmico, dobbiamo dare l'insieme dei suoi input, cioè i dati di ingresso che l'algoritmo, che il problema si aspetta, e l'insieme dei risultati, cioè degli output desiderati in funzione dell'input. Un esempio di problema algoritmico che conosciamo tutti, il problema della primalità: decidere se un numero intero positivo n è primo o no. Quindi vogliamo dare come input un qualunque numero intero positivo n e ottenere come output sì se n è primo, no altrimenti. Per dare questa risposta dobbiamo in qualche modo avere una procedura che decida se n è primo o meno. E questa procedura è quella che noi conosciamo molto bene dalle scuole elementari. Prendere il numero n, provare a dividerlo per tutti i numeri più piccoli. Se troviamo un divisore, n non è primo e quindi rispondiamo subito no. Se non troviamo nessun divisore esatto, n è primo e la risposta è sì. Possiamo quindi suddividere i problemi in due grandi classi: problemi decidibili, se esiste un algoritmo che lo risolva, e problemi non decidibili, se non esiste un algoritmo che li risolva. Questo comincia a essere un po' antintuitivo, perché nella nostra intuizione ogni problema ammette una soluzione se questo problema è ben definito.
ma nella realtà non è così. E vedremo che esistono, non soltanto esiste qualche problema non decidibile, ma ne esistono infiniti. Il primo problema non decidibile, quello di cui parlerò poi nel dettaglio nel seguito della conversazione, è il problema della fermata, che è stato dimostrato indecidibile da Turing nel 1936. Questo problema prende come input un programma per il calcolatore e un dato di input per questo programma. E come output risponde sì se l'esecuzione del programma su questo input si ferma, no se l'esecuzione non si ferma. Cosa vuol dire che l'esecuzione di un programma si ferma o non si ferma? Beh, questo è un esempio di programma che qualche volta può non fermarsi. Cioè, abbiamo, come vedete, è molto semplice, quattro istruzioni, è scritto in italiano, ma potrebbe essere tradotto in un linguaggio di programmazione con una traduzione uno a uno. Prendiamo come input un numero intero n. E poi l'algoritmo essenzialmente non fa altro che sottrarre a ogni passo uno dal numero in input e controllare se abbiamo ottenuto zero. Se con questo decremento abbiamo ottenuto 0, stampiamo 0 e finiamo, altrimenti il problema, scusate, il programma continua ad andare avanti a decrementare a ogni passo 1 e poi a testare lo 0. Qual è il risultato? Beh, certamente se diamo come input a questo programma un numero intero positivo, a forza di, se noi continuiamo a sottrarre 1 a un numero intero positivo, prima o poi arriviamo a 0. Se l'input è meno 3, al primo passo il programma decrementa di 1, otteniamo meno 2, al secondo passo decrementiamo di nuovo di 1, otteniamo 1, al terzo passo otteniamo 0, perché 3 meno 1 meno 1 meno 1 fa 0. Quindi il programma si ferma con input 0. Ma se l'input fosse negativo, cosa succede? Se noi facciamo entrare meno 3, allora a ogni passo decrementandolo di 1, meno 3 meno 1 fa meno 4, meno 4 meno 1 fa meno 5 e possiamo andare avanti così all'infinito perché non troviamo mai 0. Quindi il programma continua a girare sottraendo 1 da questo dato e non arriva mai al risultato 0. Quindi questo è un esempio di programma che su alcuni input, i numeri positivi, termina, sui numeri negativi non termina. Come vedete, è molto facile, anche solo per distrazione, scrivere un programma che in qualche caso può non terminare. E questo ovviamente è un grosso problema perché noi vogliamo ottenere un risultato quando eseguiamo un programma. Allora, come si può dimostrare che un problema non è decidibile? Bisogna dimostrare che non esiste un algoritmo che lo risolva. Beh, non è facile dimostrare che qualcosa non esiste, però per fortuna la logica matematica ci dà uno strumento molto forte, che è la dimostrazione per assurdo. Allora, per assurdo si assume che l'algoritmo esista, si dimostra che la sua esistenza porta a una contraddizione logica. E quindi si deduce che l'assunzione di partenza era scorretta e l'algoritmo non può esistere, perché la contraddizione logica non può essere. In effetti, questo è proprio l'approccio che Turing ha avuto per dimostrare la non decidibilità del problema della fermata. Ha usato due strumenti, enumerazione e diagonalizzazione, che già erano stati usati da Gödel nella dimostrazione dell'incompletezza dell'aritmetica. Sono strumenti molto semplici e molto comprensibili. Cosa vuol dire enumerare? Enumerare un insieme, cioè una collezione di oggetti, formalmente vuol dire realizzare una corrispondenza biunivoca tra gli elementi dell'insieme e quello dei numeri naturali, 0, 1, 2, 3. Se proviamo a dirlo in modo più facile, enumerare vuol dire in qualche modo dare un nome, assegnare come nome i numeri naturali. E questo
possiamo farlo mettendo in fila gli elementi dell'insieme in un dato ordine, in un ordine qualunque, e poi il primo elemento della fila lo chiamiamo 0, il secondo elemento lo chiamiamo 1, il terzo elemento lo chiamiamo 2 e così via. Abbiamo enumerato l'insieme. Per esempio, possiamo enumerare le parole della lingua italiana. Abbiamo un ordine ben definito per mettere in ordine le parole, che è l'ordine alfabetico. E qualcuno l'ha già fatto per noi, prendiamo un dizionario, abbiamo tutte le parole della lingua italiana in ordine alfabetico, alla prima assegniamo il numero 0, che è A, alla seconda il numero 1, e così via finché arriviamo alla parola zuzzurellone, che avrà un numero che è circa 160.000 se Wikipedia non mente. Adesso facciamo un salto. Se invece delle parole volessimo enumerare le frasi della lingua italiana senza porre nessun limite alla lunghezza della frase, potremmo farlo. Le frasi sono infinite, ma si può fare lo stesso. Innanzitutto estendiamo l'ordine alfabetico a tutto quello che può comparire in una frase, per esempio le cifre numeriche, lo spazio separatore tra due parole, i segni di punteggiatura e così via. Poi, una volta che abbiamo quest'ordine, mettiamo in fila le frasi secondo questo ordine. Otteniamo una fila infinita. Un esempio, in questa fila la frase andiamo al mare viene prima della frase andiamo dove vogliamo, perché fino a andiamo spazio le due frasi coincidono. Poi qua viene una A, qua viene una D, allora questa frase la metto prima dell'altra. È abbastanza semplice come procedura. Quindi adesso abbiamo una fila infinita, però anche i numeri naturali sono infiniti, quindi abbiamo abbastanza numeri per assegnare un numero a ogni elemento della fila. Al primo assegniamo 1, al secondo assegniamo 2 e così via. Certamente se volessimo farlo manualmente ci vorrebbe un tempo infinito, ma possiamo farlo, ci basta. Adesso entriamo in medias res. Scegliamo un linguaggio per esprimere i programmi, un linguaggio qualunque, un linguaggio di programmazione qualunque. A questo punto, i programmi che cosa sono? Sono delle frasi in un linguaggio di programmazione. Noi abbiamo visto che si possono enumerare le frasi scritte in un linguaggio. Allora, possiamo numerare i programmi. Intanto ci restringiamo a quello che ho chiamato programmi unari, cioè programmi che prendono in input un numero intero. Non è una restrizione grossa. Vedremo che già questi ci danno l'indecidibilità. Quindi li mettiamo tutti in sequenza, otteniamo una sequenza infinita, usando la procedura precedente, numeriamo i programmi. Quindi chiamiamo P0 il programma che si chiama 0, P1 il programma che si chiama 1, P2 quello che si chiama 2 e così via. Qua ci sono tutti i possibili programmi unari. Adesso possiamo scrivere il problema della fermata in questo modo. Come input questo problema prende due numeri naturali, nm, e come output risponde sì, se il programma che si chiama n sull'input m si ferma, no, altrimenti. Come vedete è esattamente lo stesso problema di prima, soltanto che adesso prende in ingresso due numeri, è diventato un problema sui numeri. Adesso assumiamo per assurdo che questo problema sia decidibile. Allora, di ogni programma noi possiamo, usando la soluzione del problema, di ogni programma possiamo sapere se questo programma si ferma o non si ferma su un dato input. Allora possiamo usare questo sapere per costruire una tabella, che sarà una tabella con un numero di righe e colonne infinito. Come nome alle righe e alle colonne diamo dei numeri naturali, il nome delle colonne rappresenta il dato di input, il nome delle righe rappresenta il numero del programma. E poi negli incroci riga-colonna scriviamo sì o no. Che cosa significa questa tabella? Per esempio, all'incrocio 1-0 c'è scritto no, questo vuol dire che il programma 1 con input 0 non si ferma. Mentre invece sull'incrocio 1-2 c'è scritto sì, questo vuol dire che il programma 1 sull'input 2 si ferma. Ovviamente questi sì e no li ho messi a caso. Quindi. A questo punto possiamo
utilizzare adesso la seconda tecnica che abbiamo visto, che si chiama la diagonalizzazione. Cioè, quello che c'è scritto nella tabella è importante, ma noi siamo particolarmente interessati a quello che succede nella diagonale della tabella. Perché? Perché consideriamo, adesso scriviamo un nuovo programma, programma scambio, che risolve questo problema. Scambio prende come input un numero n e come output risponde sì se nella tabella all'incrocio nn c'è scritto no, non si ferma altrimenti. Questo problema è chiaramente, io ho scritto programma, perché questo problema è chiaramente decidibile perché la tabella ce l'abbiamo e quindi esiste un algoritmo che semplicemente, dato il numero, va a vedere nella tabella all'incrocio nn che cosa c'è scritto e si comporta di conseguenza. Adesso, questo scambio, se lo guardiamo bene, che cos'è? È un programma, quindi, che prende come input un numero n, quindi è un programma unario. Allora esiste nell'elenco di tutti i programmi unari che noi abbiamo messo nella tabella e avrà un numero e chiamiamo E il numero di scambio. Non mi interessa sapere quale sia effettivamente, diciamo che E è il suo numero. Adesso andiamo a vedere come si comporta questo programma P con E sull'input E. Il programma dire scambio o dire P con E a questo punto è la stessa cosa. Perché scambio è il programma che si chiama E. Allora scambio va a guardare all'incrocio E. Se c'è scritto no, si ferma e risponde sì. Se invece all'incrocio E risponde c'è scritto sì, allora il programma P con E non si ferma. Questo è piuttosto strano, perché P con E e scambio sono la stessa cosa. Allora come fanno a fare due cose in contraddizione tra di loro? In effetti, P con E o scambio sull'input E come si comporta? Risponde sì e si ferma se lo stesso programma non si ferma. Risponde non si ferma se scambio, cioè se stesso, con input E si ferma. Cioè abbiamo ottenuto un assurdo perché abbiamo costruito un programma scambio che sull'input E, su un dato input, si ferma se e solo se non si ferma. Questo è un assurdo. Tra l'altro, non vi ricorda niente questo tipo di assurdo a cui siamo arrivati? In effetti, a me ricorda il paradosso del barbiere. Vi ricordate un barbiere rade tutti e soli i clienti che non si radono da soli? E allora chi rade il barbiere? In effetti, P con E è il barbiere nel suo ruolo di barbiere e E è il barbiere nel suo ruolo di cliente del barbiere. E questo è esattamente la formalizzazione dello stesso tipo di paradosso. A questo punto abbiamo finito. Come doveva si dimostrare? Perché abbiamo assunto che fermata sia decidibile. Poi abbiamo costruito la tabella usando fermata, la tabella che ci dice il comportamento di tutti i programmi unari usando la risoluzione del problema fermata. Partendo dalla tabella, poi abbiamo costruito un programma che conduce a una contraddizione logica. Quindi era sbagliato l'assunto, la tabella non può esistere, e però siccome l'unico assunto che abbiamo fatto era che fermata fosse decidibile, allora il problema fermata non è decidibile. Questa è esattamente la dimostrazione che ha usato Turing nel 1936 ed è bellissima, mi sembra. Come vi avevo detto, però, la fermata non è l'unico problema non decidibile. Esistono altri problemi non decidibili, ne esistono infiniti, questo l'ho già detto all'inizio. In particolare, mi interessa mettere in evidenza il fatto che fra tutti i problemi non decidibili ci sono in particolare i problemi che studiano il comportamento dei programmi. L'equivalenza di programmi, cioè il problema è dati due programmi di decidere se sono semanticamente uguali, cioè se risolvono lo stesso problema. La correttezza dei programmi, dati un programma e un problema, decidere se il programma risolve correttamente il problema.
la complessità di programmi. Dato un programma e una funzione f, decidere se il tempo di esecuzione del programma su ogni input n è minore di f di n. Cioè, tutti i programmi che si interrogano, tutti, scusate, i problemi che si interrogano sul comportamento dei programmi sono indecidibili in generale. E questo è veramente un handicap grosso, perché quando noi scriviamo un programma, noi vorremmo poter controllare il comportamento del programma stesso per vedere se risolve correttamente, per esempio, il problema che noi avevamo in testa quando abbiamo scritto il programma stesso. E allora che fare per parlare con gli editor? Beh, nell'industria del software è molto usato il sistema dei testa campione. Si guarda a caso come si comporta un programma su un numero finito di input. Perché il problema grosso è che la maggior parte dei programmi hanno un numero di input infinito. Quindi, allora, il test è molto usato, ma è poco attendibile, perché chiaramente ci dice soltanto il comportamento di un programma su alcuni particolari input e non ci dice niente su tutti gli altri. Però c'è un approccio scientifico. Allora, innanzitutto bisogna non cercare di affrontare il problema generale, perché sappiamo già che non è decidibile, e quindi cercare dei sottoproblemi, nel senso di cercare dei pezzi decidibili del problema. E poi quello che dobbiamo fare è immaginare in qualche modo il comportamento del programma su tutti i suoi possibili dati senza eseguirlo. E questo si può fare restringendosi a specifici linguaggi di programmazione, usando tecniche basate sulla matematica e sulla logica. E questo è il lavoro degli informatici teorici. Lavoro bellissimo. Grazie della vostra attenzione.